Ciao a tutti e bentornati. Questa settimana parliamo di Xenoblade Chronicles 3D, ossia la versione per New 3DS dell'apprezzatissimo JRPG che era uscito a suo tempo su Wii. Allora, come ho già detto, ho specificato New 3DS, in quanto questo gioco era stato il primo, e credo uno ancora dei pochi, che gira esclusivamente sulla revisione della 3DS. Non so se conoscete JRPG come genere, non so se conoscete Xenoblade Chronicles in particolare, e praticamente sono un mondo che nasce sul corpo di due divinità che si sono uccise a vicenda. In una parte ci sono gli esseri organici, in una parte ci sono gli esseri inorganici. Gli esseri inorganici tendono costantemente a cercare di invadere gli esseri organici. Noi facciamo parte ovviamente del mondo organico e da qui cominciano, dopo qualche anno dopo una incursione, cominciano le nostre peripezie. Come genere, un classico JRPG in cui siamo noi, facciamo il nostro gruppo, risolviamo missioni, farmiamo e farmiamo, farmiamo, farmiamo tanto, ma proprio tanto. Per me è stato un po' pesante, ma non è questo il principale difetto del gioco. Lo rende un po' ripetitivo, ma i personaggi sono talmente ben caratterizzati, la trama è talmente interessante da farlo superare, perché comunque è vero che se ti fermarsi per riuscire a, ferma a farm per fermare, per riuscire poi a sconfiggere un nemico è pesante, la curiosità di sapere cosa succede dopo c'è sempre ed è costante per tutto il gioco. Allora, se non è questo il principale difetto del gioco, qual è? In realtà l'ho già detto, il gioco nasce per Wii ed è stato ridotto da uno schermo Wii a uno schermino 3DS. Quindi è difficilissimo da vedere, nel senso, provate, non so, immaginatevi voi abituati a vedere un film sul vostro televisore, 32, 40, 47 pollici, quello che l'avete, e puoi andarlo a vedere su uno schermo magari di più o meno dimensioni di un cellulare. Ok, si vede, d'accordo, ma non è la stessa cosa. Perché? Perché è pensato per andare su un qualcosa di grande, quindi sono dettagli, sfumature, situazioni che rendono sul grande. Sul piccolo perdono tutti. Se aggiungiamo che il 3D non è poi così fondamentale, perché comunque anche qua nasce da un gioco che non era previsto il 3D, ma era previsto solo il 2D, quindi non è un'aggiunta significativa. Quello che c'è di comodo è il doppio schermo, quello sicuramente sì, ma anche questo non è che ci cambi la vita, perché comunque non ci cambia la vita. Capirete che cosa intendo per difficile di essere guardato, non tanto di essere giocato, ma è difficile di essere guardato. Come ho detto, il gioco è davvero molto bello, infatti me lo sono andato a comprare in Virtual Console e ho provato a giocarlo anche solo sul pad della Wii U. È già tutta un'altra cosa, è già tutta un'altra resa. Sullo schermo di un televisore è una meraviglia. Non dico che è privo di difetti, ma comunque diventa in una categoria superiore di uno di quei capolavori del genere, ovviamente deve piacervi il genere JRPG, imperdibili per gli appassionati. Per chi conosce Xenoblade Chronicles X non ha niente a che fare, in quanto l'ambientazione in questo caso è puramente fantasy, mentre Xenoblade Chronicles X è un sci-fi. Una piccola premessa che in realtà faccio dopo, perché mi ero dimenticato di farla all'inizio, chiedo scusa. Allora, lo consiglio di comprare? Su 3DS io direi di no. Oddio, se non avete un Wii o una Wii U in cui accede una Virtual Console, allora può essere, e vi piacciono i JRPG, è sicuramente un gran JRPG, almeno io ho cominciato Bravely Default e ho giocato a Xenoblade Chronicles e ho apprezzato molto di più Xenoblade Chronicles, per fare un esempio, per quanto anche Bravely Default non fosse brutto. Qui però, se avete la disposizione di avere una Wii o una Wii U, allora io andrei sulla versione Virtual Console, che secondo me rende molto, molto di più. Comunque, complessivamente il voto è un 7,5, per considerato dal fatto che è un gioco da 9 castrato.
scusate il termine, ma secondo me è proprio castrato. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti.